Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno d'estate e durante la mia dieta. Anche oggi faremo insieme dei piatti velocissimi, freschi, perfetti per l'estate e soprattutto sani. Partiamo dalla colazione, molto semplice perché si tratta di una pesca che ho scaldato in padella e che ho ricoperto con yogurt greco, con del miele e delle nocciole tritate. Basta semplicemente aprire una pesca, levarle il nocciolo e scaldarla su una padella o su una griglia. Potete decidere voi quanto scaldarla, ecco, è molto personale. Una volta che si sarà riscaldata, potete metterci sopra dello yogurt greco, del miele o altro dolcificante e un po' di frutta secca. È davvero molto buono il contrasto tra la frutta calda e lo yogurt greco freddo. E poi è una colazione molto ricca e soprattutto sana, quindi è perfetta per una dieta equilibrata. Passiamo invece al pranzo, dove come sempre ho preparato un piatto unico. Questo è con zucchine al forno, pomodorini e feta, tonno al naturale e una zuppa di cereali mista. La prima cosa che faccio è preparare le zucchine perché ci impiegano un po' più di tempo a cuocersi, quindi le vado a tagliare a fettine e le vado a porre su una teglia con carta forno. Dopodiché ci vado a mettere al di sopra delle zucchine un po' di pan grattato che aiuterà ad asciugare l'acqua, diciamo, che rilasceranno le zucchine e i pomodori durante la cottura. I pomodori non li ho salati proprio per evitare che rilascino ancora acqua. Vado a porre i pomodorini al di sopra delle zucchine e poi ci vado a mettere anche della feta greca sbriciolata, un po' di origano, un po' di prezzemolo e un filo d'olio. Vado a cuocerli in forno a 200 gradi per una ventina di minuti, forno ventilato in modo tale da asciugare ancora il liquido. Mentre le zucchine si cuociono, vado a cuocere anche la zuppa di cereali. Questa è mista, è riso integrale, orzo e farro. All'incirca ci impiega un'oretta a cuocersi. E una volta cotto, vado a condirlo con 2 cucchiai di olio d'oliva e 2 pizzichi di peperoncino per dargli un po' di sapore. Quando le zucchine saranno pronte, le vado a servire in un piatto con del tonno al naturale e la mia zuppa di cereali. Passiamo allo snack, una cosa molto fresca ma davvero golosissima. Si tratta del gelato alla banana e al burro di arachidi. Basta congelare 2 banane la sera prima e il giorno dopo metterle all'interno di un mixer insieme a un cucchiaio abbondante di burro di arachidi, ovviamente burro d'arachidi al naturale senza zuccheri, un goccio di latte per renderlo un po' più cremoso. Frulliamo il tutto, dopodiché mettiamo il nostro gelato all'interno di una coppetta. Questa quantità è per 2 persone, ovviamente. Mettiamo il gelato, che come potete vedere è davvero molto cremoso, buonissimo, sembra quasi un gelato comprato, e lo livelliamo. Ci mettiamo al di sopra una cremina di cacao che ho fatto semplicemente con 2 cucchiai di cacao amaro, un po' di latte o in alternativa acqua e un cucchiaino di dolcificante. È molto liquido perché voglio proprio che sia una sorta di salsa al cioccolato. Dopodiché la vado a livellare e ci metto al di sopra un po' di arachidi tritate, potete anche utilizzare altra frutta secca. E questo è il risultato, è davvero buonissimo, davvero sembra uno di quei gelati comprati in gelateria perché è davvero molto cremoso e poi il burro d'arachidi dà un sapore particolare alla banana e dovete assolutamente provarlo se non l'avete mai provato. Allora, passiamo alla cena. Una cosa molto semplice, un'insalata di quinoa con salmone, pomodorini e olive. Ho sciacquato la quinoa sotto l'acqua fredda più e più volte perché va tolto quel sapore amaro che ha la quinoa. Dopodiché l'ho cotta 10-15 minuti in abbondante acqua con un po' di sale
E nel frattempo che la quinoa si sta cuocendo, ho iniziato a cuocere anche il salmone che ho tagliato a pezzettini e ho cotto in padella con un filo d'olio e qualche seme di finocchio, perché mi piace moltissimo il contrasto e il sapore insieme al salmone. In una ciotola ci ho messo dei pomodorini tagliati a pezzetti, ho messo anche le olive, ho condito con un po' di sale e un po' di origano. Ho messo all'interno anche il salmone cotto e infine la quinoa cotta e scolata dalla propria acqua. Lasciatela raffreddare completamente prima di mangiarla. E la mia cena è pronta. Come sempre spero che questi video vi abbiano dato qualche idea, qualche spunto per i vostri pranzi, per le vostre cene, colazioni, spuntini eccetera eccetera. Vi ricordo che sul mio canale trovate una playlist dedicata alla dieta del piatto unico. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto e qualche commento qui sotto. Io vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!